Best sellers per quanto riguarda la gamma Advance 295, il semi-integrale più ricercato della stagione, uno dei sei Zefiro Advance che vanno a definire delle caratteristiche davvero incredibili. Io sono Luca del Centro Caravans Barassi e benvenuti nel nostro nuovo video. Intanto, come sempre, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per rimanere aggiornati sempre su tutte le nostre novità. Mi trovo ora nella parte posteriore del veicolo, appunto, che è l'identificativo della sigla 295, 6,99 m, letto traverso posteriore. Un letto che devo dire ha delle ottime dimensioni, in quanto abbiamo 215 di larghezza per 135, quindi in grado di ospitare tranquillamente due persone adulte. Poi abbiamo anche la caratteristica, appunto, che questo letto si può sollevare o abbassare a seconda del nostro carico presente nel gavone. Un gavone che poi, voglio ricordarvi, 300 kg di portata utile, quindi abbiamo veramente la completezza sotto ogni punto di vista. Voglio farvi vedere quelle che sono delle caratteristiche estetiche che mi hanno davvero colpito. Ad esempio abbiamo questa bellissima rifinitura dell'oblò, quindi tutto molto ben pensato. È una trama che va a riprendere poi anche la stessa appunto finitura della dinette, quindi tutto un materiale in ecopelle molto ben curato con queste cuciture. Si vede che c'è stato un lavoro di studio davvero notevole. La parte posteriore poi va a concludersi con una fantastica testata con un inserto specchio retroilluminata e una corona di pensili superiore. Anche qui le dimensioni sono generose, in grado di poter conservare tutto quello che è il nostro abbigliamento. Molto bello è lo stacco dei due materiali. Abbiamo un rovere sbiancato che va a far contrasto con l'anta, che è bombata tipo cappelliera aerea e con una finitura bianco laccata, quindi ogni punto è curato. Abbiamo anche di serie su questa versione le casse altoparlanti, come potete vedere, in modo da poter ascoltare la musica in maniera confortevole anche sulla parte posteriore, appunto, del veicolo. Mi trovo nel punto di forza di questo veicolo, e sì, perché nel 699 troviamo una vera doccia separata. Come potete vedere, basta chiudersi all'interno per ricavare un ambiente doccia quasi casalingo, perché io sono 1,74, non sono proprio piccolissimo, sono nella norma e devo dire che mi trovo veramente a mio agio. Abbiamo intanto una parte soffione molto ben curata, come potete vedere, un effetto cromo anche qui, retroilluminata, e anche qui, diciamo, l'occhio vuole la sua parte. Troviamo il passaruota nascosto da questo post formato, comodo anche per lavare i bambini, li possiamo sedere qui e fare una doccia e non avere tutta l'acqua che schizza. Poi, chiudendo, come vi ho fatto vedere, il box doccia, beh, fantastico. Il bagno poi finisce di svilupparsi con un'ampissima zona WC. Ovviamente la tazza si ruota a seconda della nostra posizione, diciamo, anche per quanto riguarda le misure personali, ognuno la può regolare come meglio crede. Finestra con oscurante zanzariera, anche qui opalino di serie, size S5, quindi la possiamo aprire e regolare a seconda di quanto spazio abbiamo all'esterno. Un buon lavello, quindi dimensioni buone anche del lavello, porta oggetti sottostante, e a completare abbiamo anche qui la finitura del pensile, appunto, a cappelliera, molto molto carina. Lì troviamo già il regolatore per quanto riguarda il pannello solare e una presa 220. A chiudere tutto, uno specchio angolare a 90 gradi, in modo da poterci specchiare in qualsiasi punto del bagno ci troviamo. Lo sviluppo della zona giorno prosegue con la parte della cucina, che è così conformata. Intanto partiamo dal posteriore, dove troviamo un'altra delle caratteristiche di questa pianta. Quindi abbiamo l'armadio verticale, un armadio
grande, con già la sua barra appenderia dedicata. Qui possiamo, anche volendo, ricavare delle mensole che possiamo anche fornirvi in aftermarket per poter, diciamo, decidere al meglio insieme a voi qual è la vostra conformazione ideale dell'armadio. Sotto invece troviamo un'altra parte contenitiva. Ho già aperto una botola dove praticamente è alloggiata la truma. In questo caso abbiamo una truma diesel, su questa versione possiamo optare per avere sia una truma combi diesel che una truma combi gas. Quindi, a discrezione del cliente, Roller Team ci dà la possibilità di poter fornire il tipo di riscaldamento che il cliente ci richiede. Da notare anche qui un dettaglio tecnico: la reazione, in modo che tutto il calore che viene prodotto dalla stufa venga disperso e venga riutilizzato. Quindi è una forma di riscaldamento supplementare oltre alle bocchette che sono presenti sul perimetro del veicolo. Il blocco cucina poi continua con un frigorifero Thetford 142 litri, abbiamo una cella freezer molto grande, questa congela da zero, ovviamente mensole, parte per conservare formaggi e verdure e il cassetto che a me piace tantissimo, cassetto porta bottiglie, dove possiamo stivare ben 9 bottiglie da 1,5 litri. Anche qui troviamo una parte superiore ricavata sopra la colonna frigorifero, dove poter conservare tutte quelle cose che sono un po' più piccoline, magari che non ci servono nel quotidiano, però lo trovo uno spazio davvero molto molto utile. La cucina poi si sviluppa con una disposizione a L, asimmetrica rispetto alla dinette, un piano fuochi a 3 con piezoelettrico dedicato, lavello circolare in acciaio inox, le ottime dimensioni, qui si lavano i piatti in maniera molto comoda. Da notare la finitura della parte della finestra, abbiamo questo metacrilato bianco che va a ricoprire la finestra anche qui con la sua zanzariera e il suo oscurante, è molto carino e simpatico questa parte, diciamo, più estetica, ma che va anche a servirci per poter appendere, che ne so, le presine piuttosto che le spezie. Anche qui il dettaglio non è assolutamente male. La parte poi sottostante si sviluppa con il porta posate dedicato, anche qui tutte le finiture molto molto ben curate, con la chiusura soft close dei cassetti, cassettone per le pentole, quindi per conservare qualcosa di più ingombrante, e invece lo sportellino finale va a prevedere la predisposizione per quanto riguarda il salvavita 220 e la derivazione dell'impianto del gas. La chicca però rimane sotto alla zona del lavello, e sì, perché come potete vedere abbiamo 2 cassettoni estraibili, davvero questo qui è enorme, abbiamo 60 centimetri e qui possiamo conservare olio, sale, tutto quello che serve per cucinare, e lo possiamo appunto raggiungere in maniera molto agevole senza doverci infilare all'interno e cercare quello che poi non viene mai trovato. E un altro cestello sottostante di più piccole dimensioni, anche qui molto comodo per conservare il cibo. Mi trovo in alto, sì, letto basculante che ospita 2 persone, la caratteristica che non va a coprire la porta quando il letto è giù. Ripeto, io sono 1,74, sono nella parte onestamente più larga di questo letto basculante, ma come potete vedere provo a sdraiarmi e qui c'è davvero un ottimo spazio per ospitare un'altra persona adulta. Quindi anche qui ben studiato tutto, la parte ovviamente che ci permette di poter uscire è questa, che è stata smussata intelligentemente, però ripeto, nella parte più larga, dove abbiamo 135, quindi buona come dimensione, tranquillamente 2 cuscini di uso casalingo ci stanno e non abbiamo sicuramente problemi di accavallarci, quindi top. Punto di forza della camera supplementare è anche la luminosità. Eh sì, intanto abbiamo una luce a LED dedicata, quindi posta sopra alla parte dei cuscini, e poi l'oblò davvero grande, apribile,
che ci permette di avere una luce e una circolazione dell'aria davvero notevole, quindi no problemi di claustrofobia. Qui abbiamo tanta luminosità e tanta aerazione. Anche qui il progetto è stato super studiato e penso che in commercio un oblò così grande non esiste su nessun semiintegrale. Prima di parlarvi delle dotazioni tecniche della parte meccanica, voglio concludere la zona abitativa dimostrandovi quelle che sono poi le dimensioni reali di una dinette così conformata a L. Ovviamente questo camper omologato 5 posti viaggio, in grado di ospitare anche più persone nella zona appunto living, perché abbiamo questa dimensione davvero ben studiata e progettata, e dall'altro lato abbiamo una panchetta che permette di ospitare anche qui tranquillamente 2 persone. Il tavolo ovviamente si può muovere a discrezione di quanti ospiti abbiamo, quindi compresi i posti dedicati al passeggero e al guidatore possiamo tranquillamente mangiare fino a 6 persone. In più voglio dirvi cosa fa Roller Team oggi a livello di struttura. Eh sì, perché qui abbiamo un camper realizzato totalmente in vetroresina e anche tutta la parte costruttiva del telaio è in assenza di legno. E sì, perché praticamente ogni 60 cm la struttura prevede un listello che non è più di legno ma in estruso plastico. Questo praticamente permette di non avere più infiltrazioni a vita, perché non avendo parti che possono marcire al proprio interno, ecco che viene salvaguardata tutta la struttura del veicolo per l'eternità, si può dire. Eh sì, perché poi abbiamo una composizione delle pareti laterali di 34 mm, un pavimento di 54 mm molto ben isolato con un linoleum antigraffio, quindi è davvero un prodotto studiato per durare nel tempo e poi anche bello da vedere. Eh sì, perché Roller Team offre sempre l'effetto wow con tutta questa luminosità, ovviamente tutto a LED con le luci che sono touch, quindi anche qui dal punto di vista tecnologico sempre un passo avanti. 130, 102, 300, non sto dando i numeri ma sono le misure del gabone del 295. 130 la larghezza, una bocca di 102, quindi in grado di poterci far caricare moto, scooter, 4 bici e bike. In sostanza abbiamo un carico davvero ampio e con una volumetria variabile. Sì, perché tramite l'arganello dedicato possiamo alzare e abbassare il letto in modo da poterci dare più comfort nel momento in cui il letto è tutto abbassato, o più carico se appunto abbiamo necessità di caricare qualcosa di più voluminoso. La portata è 300 kg, quindi leader per quanto riguarda la sua categoria. Io sono pronto per partire a bordo del mio Zefiro Advance 295. Intanto voglio ricordare a tutti che potete anche voi prenotare questo veicolo, ovviamente vi lasciamo tutti i contatti nella descrizione del video, quindi vi aspettiamo qui a Centro Caravans Barassi, e per tutto quello che vi passa in mente, le vostre domande, non esitate a contattarci. Io sono Luca del Centro Caravans Barassi, grazie per aver visto il mio video, iscrivetevi al canale e un bel like se vi è piaciuto. Un abbraccio a tutti, ciao!